tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, lo sappiamo tutti, da ieri sera intorno alle 19:30 è disponibile anche per noi in Italia la nuovissima skin dedicata agli utenti di Twitch Prime. Sono sicuro che molti di voi dicono: porca miseria Xuder, io non posso prendermela, ma mi piace veramente una fucilata. Anche perché ragazzi, c'è una nuova skin, un nuovo backpack e un nuovo ballo e un nuovo piccone, lo state vedendo alle mie spalle. Ragazzi, non vi dovete disperare, c'è un modo per ottenere questa skin in maniera totalmente gratuita, ma dovete fare molta attenzione a questo video. Voglio fare con voi tutti i passaggi per poterla ottenere ed averla quindi nel nostro account di Epic Games. Ci spostiamo subito ragazzi sul nostro browser, eccolo qua. La prima cosa da fare è andare su Amazon. Andando su Amazon dobbiamo sottoscrivere un account Amazon. Nuovo cliente, inizia qui, il tuo nome, Xuder, la tua mail, il clashone di clash @gmail.com, la tua password, piccio di merlo che te la dico, di nuovo la password, piccio di merlo che te la dico. Ok, crea il tuo account Amazon. Abbiamo già fatto il primo passaggio, account Amazon creato. Da qua ragazzi dobbiamo fare, abbiamo cliccato su account, dobbiamo andare nella sezione Prime. Da qui clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime, clicchiamo qua, iscriviti e usalo gratis per 30 giorni. Allora ragazzi, qua c'è da inserire una carta di pagamento, ma non dovete preoccuparvi, la toglieremo subito dopo aver riscattato il nostro bel bottino che comprende la skin, il piccone, il backpack e il balletto. Quindi va benissimo anche ragazzi una comunissima PostePay, eccola qua. Andiamo a inserire il numero di carta PostePay. Perfetto. Andiamo a mettere l'intestatario della carta. Prot. Qua non te lo faccio vedere chi è l'intestatario, quindi prot. Mi metto davanti io così. Un momento solo. Ok. Mettiamo la data di scadenza che è dietro alla carta. No, scusate, è davanti. Allora, tac e tac. Perfetto. E facciamo successivo. Qua giustamente c'è il nome e tutto quello che bisogna mettere. Aggiungi l'indirizzo di fatturazione. Allora, mettiamo l'indirizzo. Ok, mettiamo la città. Mettiamo la provincia. Mettiamo il cap. Il paese ce l'abbiamo. Mettiamo il numero di telefono. Facilissimo ragazzi, due passaggi, salva indirizzo, utilizza questo indirizzo. Ok, completa l'iscrizione ad Amazon Prime, 30 giorni gratis. Iscriviti ora, 30 giorni gratis. Lo state vedendo, possiamo rimetterci intanto a posto. Ciao Xuder, beneficia delle consegne limitate un giorno su due prodotti, bla 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 bla. Siamo ragazzi iscritti a Twitch Prime. Da qua cosa dobbiamo fare? Esatto, intanto arriva il messaggio sulla vostra casella di posta. Da qua ci spostiamo e andiamo su Twitch. Dobbiamo creare un account Twitch o utilizzare il nostro esistente se già ne abbiamo uno. Allora, Twitch Prime lo colleghiamo qua. Iscriviti, Prime è gratis per i primi 30 giorni.
Quindi clicchiamo sul tasto viola, collegare l'account Xuder con l'account Amazon Xuder. Lui già sa che noi l'abbiamo fatto, certo, conferma, stiamo collegando, e lui ci dice di mettere adesso il nostro indirizzo, quello che abbiamo appena usato per iscriverci ad Amazon, in modo da fare il collegamento con i due account. Allora andiamo a inserire la nostra mail, la nostra password, piccioli merlo che te la dico, la nostra password, facciamo ok, ingresso, lui dice se la vuoi salvare la salviamo, complimenti boss, ce l'hai fatta, stiamo facendo il collegamento, perfetto, sei salito di livello con Twitch Prime, ti senti bene, vero? Da questo momento hai il badge Twitch Prime, bla 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 bla, e siamo tutto a posto. Da qua, allora, scopri la ricompensa in modo che noi torniamo su Twitch. Per la ricompensa, ragazzi, bisogna andare sulla coroncina. Da qua, come state vedendo, ci appare la scritta pacchetto Twitch Prime 2. Ulteriori informazioni, dobbiamo collegare l'account Epic Games con quello di Twitch. C'è un bottone gigante che dice fai clic qui per ricevere la tua ricompensa, e ci dice collega il tuo account, sempre ancora facilissimo, lui ci chiede di collegare l'account. Prima di collegare il tuo account, hai già giocato a Fortnite? Sì, trova il mio account, e lui dice su quale dispositivo giochi a Fortnite. Io per il mio caso gioco da PC, quindi noi entriamo con il nostro account Epic Games. Io ovviamente ho già preimpostate email e password perché ci entro. Accedi, sta facendo l'ulteriore collegamento. Vuoi autorizzare Epic Games a usare il tuo account? Autorizza, certo, tanto già sanno tutto di me. Andiamo a vedere ricompensa ottenuta. Carica Fortnite e le tue ricompense saranno già disponibili. Direi di non indugiare ulteriormente, andiamo a vedere se è come ci ha appena detto il nostro messaggio che ci è apparso. Intanto ragazzi vi ricordo, anzi dopo che avremo visto che le ricompense Twitch Prime sono state ottenute, vi farò vedere anche come scollegare l'account di Amazon Prime, perché altrimenti ragazzi pagherete allo scadere dei 30 giorni ulteriormente 40 euro all'anno, che in realtà ragazzi ci può anche stare, perché va, a parte che Amazon è uno dei siti più sicuri che possiamo trovare sul web per la compra, per l'acquisto degli oggetti, soprattutto con la funzionalità Prime, il giorno dopo l'acquisto noi avremo l'oggetto a casa. Andiamo in battaglia reale, vediamo Fortnite, se siamo Fortniteati, oh, che ridere, c'è qualcosa di speciale che ti aspetta, attenzione, attenzione, apri, pacchetto Twitch Prime, grazie per aver collegato il tuo account Twitch Prime, abbiamo trovato il costume pioniere, oggetto successivo, il backpack Vero Nord, il piccone batticarne e per terminare il balletto freestyling. Come vedete ragazzi è andato tutto a buon fine, se noi andiamo nell'armadietto ci sono un sacco di cose nuove e andiamo a vedere la nostra skin meravigliosa con il nostro backpack meraviglioso, il nostro nuovo piccone che è carino, non è meraviglioso, è carino, e abbiamo anche sbloccato il balletto, tutto bello snodato. Però ragazzi non è finita qua, intanto usciamo da Fortnite che tanto non ci interessa più. C'è da fare una cosa importante: se non volete sottoscrivere l'abbonamento bisogna tornare ragazzi su Amazon, eccoci qua dove eravamo già prima, account e liste. Allora qua bisogna fare il mio Amazon Prime, bisogna dire che vogliamo disdire l'abbonamento. Allora, iscrizione Prime, modifica la durata dell'abbonamento. Allora, vediamo un pochettino dove lo troviamo, non me lo ricordo.
Datemi un secondo qua, vediamo se mi apre intanto la pagina dell'abbonamento iscrizione Prime. Ve lo faccio vedere. No, non voglio il Prime annuale, voglio disdire l'abbonamento. Impostazioni, metodo di pagamento, queste sono le impostazioni della carta. Allora, arrivo subito, è che non ricordo al momento come si faceva a disdire. Dobbiamo, termini e condizioni Amazon Prime, che era quello, servizio, vantaggi, iscrizione, cancellazione. Puoi cancellare l'iscrizione ad Amazon Prime in ogni momento dal mio account. Quindi il mio account, eccolo qua, dovremo andare su Prime. Momento solo, che adesso lo troviamo come si fa. Con due digitali Amazon Drive, non ce ne frega niente, io voglio Amazon Prime, voglio disdire Amazon Prime. Datemi un secondo ragazzi, che me lo devo ricordare. I miei ordini, buoni regalo, ricarica Prime, altre opzioni, centro comunicazioni, programmi di acquisto. Datemi un secondo che non mi ricordo come si faceva. Modificare le posizioni relative all'iscrizione. Allora, questo è Amazon Prime, io voglio il mio Prime, non voglio scoprire i benefici ma voglio disdire. Lo faccio perché ragazzi dovete essere anche voi in grado di poterlo, non continuare. Oh, rinuncia ai benefici di Prime, lo vedete qua ragazzi, eccolo qua, eccolo qua, rinuncia ai benefici di Prime, termina i miei benefici. Xyoder, prima di cancellarti hai considerato di passare un abbonamento annuale? No, momentaneamente non mi interessa. Cancella iscrizione. Conferma cancellazione dell'iscrizione e ci dice cancella iscrizione. L'iscrizione ad Amazon Prime verrà cancellata il 9 giugno al termine del periodo gratuito. Cancella iscrizione. Il costo non verrà addebitato. La tua iscrizione sta per scadere. Adesso siamo completamente scollegati all'account Amazon Prime, quindi non avremo costi aggiuntivi ulteriori dopo il periodo di prova gratuito del nostro account. Beh ragazzi, questo era tutto quello che dovevate sapere per poter ottenere la skin di Twitch Prime in maniera completamente gratuita. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato chiaro e che tutti possiate usufruire di questa bellissima nuova skin epica con tanto di oggetti relativi per i vostri gameplay su Fortnite. Io vi ricordo sempre di lasciare un bel like se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al canale e di condividere questo video con tutti i vostri amici in modo che tutti loro possano ottenere come voi tutti questi benefici senza spendere un centesimo. Noi ci vediamo in live. Ciao!